sono stato spesso sollecitato su Draghi e si vuole pubblicamente creare una rivalità che non esiste. Si apre una crisi di governo e puntuale, suo malgrado, torna lui, il fantasma dell'opera, Mario Draghi, ad aleggiare sui palazzi. Mario Draghi, caro presidente, le indica la strada. Dall'opera alla tragedia greca, l'ex governatore della BCE da molti viene visto come il deus ex machina che piomba all'improvviso sulla scena a salvare la situazione. Un'idea troppo bella per essere vera per alcuni. Ci vuole Draghi, ministro dell'economia, poi magari prendiamo anche Cristiano Ronaldo, lo mettiamo allo sport. Alto funzionario del Tesoro, governatore della Banca d'Italia, incarichi internazionali di altissimo livello, fino all'approdo alla BCE. E deus ex machina lo fu davvero nel 2012, quando in piena crisi economica salvò l'Europa dalla peggior tempesta della sua storia. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Costi quel che costi, disse allora. E lo ha ripetuto in piena pandemia, chiedendo politiche di debito comune agli stati UE, che solo fino a qualche mese prima sarebbero state impensabili. Questo debito è quello che noi percepiamo come debito buono. Oggi tutti lo vogliono. Per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica, rispondo why not. Ma il clima non era così disteso quando Mario Draghi criticava aspramente la prima e unica manovra del governo giallo-verde. In the last few months have changed many times. So, what we are now waiting for is facts. Mario Draghi mi disse che francamente era stanco dell'esperienza fatta, voleva riposarsi un poco. Stanco o meno, la questione è un'altra. Se alla fine Draghi arrivasse davvero a Palazzo Chigi, troverebbe in Parlamento un appoggio ampio da permettergli di fare le riforme o finirebbe anche lui nella palude in cui si è impantanato il governo negli ultimi anni?